Si è svolta ieri a circa 12 miglia dal porto di Pozzallo un'esercitazione antinquinamento che ha coinvolto il personale militare e i mezzi navali della Capitaneria di Porto, unitamente ad alcuni rimorchiatori. L'attività addestrativa ha previsto in particolare la simulazione di uno sversamento di idrocarburi nei pressi di un galleggiante e l'attivazione delle conseguenti operazioni di contenimento della chiazza inquinante, oltre alla successiva bonifica della zona di mare interessata. Coinvolti la società Edison, concessionaria del campo minerario interessato, il dirigente della piattaforma offshore Vega A e il comandante del galleggiante Leones, che hanno messo a disposizione le dotazioni antinquinamento disponibili da utilizzare immediatamente a mare per contenere lo sversamento e favorire la successiva raccolta degli idrocarburi sversati. L'attività ha inoltre consentito di verificare la prontezza operativa di uomini e mezzi dedicati per l'attività di antinquinamento disponibile nel compartimento marittimo di Pozzallo.